Una volta la lavorazione del vetro veniva eseguita a Venezia, ma visto gli incendi che succedevano, il Doge praticamente aveva trasportato le fabbriche a Murano. Ho cominciato che avevo 11 anni e la lavorazione del vetro mi è piaciuta da quando sono entrato nella fabbrica, che veramente ho sentito il profumo del vetro anche se non esiste. Non è semplice, insomma, fare un prodotto proprio, un vero prodotto di Murano. Per arrivare a fare questo bicchiere c'è una mano d'opera dei miei aiutanti che deve preparare tutte le bacchette su misura, che poi vengono messe nella muffola per poi tirarle fuori e con delle palette d'acciaio stringerle piano piano e poi andare nello stampo o manualmente a fare questo bicchiere. Per fare il bicchiere viene attaccato all'estremità opposta e poi aperto a mano. Ecco, questo Murano, questo è il vetro. Noi siamo stati capaci di sviluppare questo dono che ci è arrivato.